sulla Rai, i mondiali saranno trasmessi dalla Rai come gli europei, e questa gara andrà in onda in replica su Rai Sport martedì alle 20.45 e mercoledì alla stessa ora, quindi in prima serata, con il commento di Andrea Fusco e di quella che è la titolare assoluta, che è Isabella Zionino Reggio. Poi dopo l'esercizio della Averina vi dirò dove forse Marta starebbe davvero bene. La classica ballata del cosacco che naturalmente fa parte della tradizione russa per la Verina. Volevo concludere il discorso, Marta, ricordando che i diritti dei giochi olimpici di Tokyo 2020 sono stati acquistati da Eurosport, e quindi io credo che tu potresti essere davvero la commentatrice ideale per Tokyo 2020, per questa importante televisione, e quindi invito magari tutti quelli che ci sono in ascolto a mandare una comunicazione a Discovery Eurosport dicendo che vorreste avere Marta come commentatrice. Sì. Facciamo questa campagna. Comunque vorrei precisare una cosa che vedo che molti stanno scrivendo a riguardo: come è composta una squadra nazionale, cioè da quante ginnaste? Allora, diciamo che non è obbligatorio in tutto il mondo, ma ad esempio la nostra nazionale è composta da solitamente da 10 ginnaste, che sono appunto 6 titolari e 4 riserve, ovviamente intercambiabili fra loro in caso di infortunio o per motivi tecnici, insomma. E poi in gara ovviamente vanno le 6 titolari soltanto. In pedana poi ne vedete 5 ovviamente gareggiare. Perché? Perché ci sono 4 atlete che eseguono entrambi gli esercizi, mentre ci sono 2 atlete che ne fanno uno ciascuno e si alternano. Queste 2 atlete automaticamente diventano riserve poi nell'altro esercizio. 1900 intanto per Dina, caspita, che ha un punteggio altissimo, 10 di difficoltà, esecuzione 9.